Fabio Iovino, allenatore del Time Out. Allora, commento su questo 2-2. Bella partita, tirata, ben giocato tutte e due, loro sono bravissimi, noi abbiamo fatto quello che potevamo e stop, tutto quello che potevamo abbiamo fatto, nella nostra possibilità. Senti, 35 punti, un campionato che ti soddisfa o potevate fare di più? Mi soddisfa alla grande perché noi siamo partiti con 4 ragazzi, abbiamo fatto un gran campionato, ci siamo divertiti, sicuramente il prossimo anno puntiamo a salire al 100%. Anche perché quest'anno con un piccolo sforzo potevate essere ai play-off. Ce la siamo giocata, sì. Fortuni, qualche espulsione, ce la siamo giocata così. Va bene, abbiamo fatto esperienza, io sono contentissimo. Va bene così. Stasera le motivazioni si sono viste nonostante per voi ormai questa partita avesse poco da dire. Loro sono secondi, terzi, noi siamo dietro, è giusto che quando viene a giocare in questi campi, in queste strutture, dai, facciamo noi bella figura e mettiamo alla prova tutti i nostri avversari. Maurizio Monni, vi siete abbonati 2-2. Sì, alla fine del campionato facciamo felici tutte le altre squadre. Senti Maurizio, in queste ultime due gare siete parsi un po' sottotono, forse appagati del risultato? No, non appagati del risultato, in prospettiva dei play-off. I play-off non si vincono solamente con la tattica e con la tecnica, si vincono con la testa, sono partite secche praticamente, ogni partita è una finale. E quindi i giocatori devono essere liberi mentalmente, e poi essere preparati tecnicamente e staticamente. Nell'ultimo mese noi non ci siamo mai visti, praticamente. Io dalla penultima partita che abbiamo fatto ho lasciato liberi i ragazzi di non allenarsi, di non fare niente. Ci siamo visti per la prima volta venerdì e quindi le ultime due partite le abbiamo fatte proprio così, ecco. È ovvio che stasera sono rimasto deluso e mi agitavo in panchina perché volevo che si provassero alcune situazioni di palla inattiva sui calci d'angolo, infatti abbiamo tirato fuori uno schema nuovo, laterali, queste cosette qui, non mi interessava niente dei movimenti eccetera, proprio i ragazzi hanno giocato come volevano. Ecco, si può spiegare in questa chiave di lettura la sostituzione nel finale del portiere? Il risultato non importava più, volevi provare qualcosa? Sì, era già preventivato, già da qualche minuto. Poi abbiamo fatto il gol del pareggio, ma non mi interessava, abbiamo provato anche perché è una situazione tattica che spero che non dobbiamo usarla, però può anche capitare e quindi ho visto che in quei due minuti che abbiamo giocato col portiere, che abbiamo avuto la possibilità di far girare il pallone, siamo stati pericolosi, quindi vuol dire che è una tattica che potrebbe, insomma, in caso di necessità facciamo le corna, potrebbe essere utile. Anche perché paradossalmente, se vogliamo fare una proporzione, siete stati più pericolosi in quei due minuti che non in tutta la partita. Sì, è vero, anche perché bisogna sapere attaccare col portiere, ma bisogna anche sapere difendere. Nel campionato di Serie D una squadra sa difendere con il portiere di movimento e nessuna squadra sa giocare con il portiere di movimento. Ecco. E potrebbe essere un'arma importante. Sì, potrebbe essere un'arma importante, molto importante. Spero di non doverne mai usufruire, però dobbiamo essere pronti a tutto.